È un partito democratico che si scaglia contro tutta la gestione della sanità nissena. In una nota dai toni durissimi, Annalisa Petitto, consigliere comunale del Partito Democratico, e Peppe Di Cristina, segretario provinciale DEM, definiscono con Onnelli dell'assessore Razza i vertici dell'ASP. Ribadiscono l'inadeguatezza, a loro dire, dell'assessore alla sanità dopo lo scandalo dei dati sui morti da Covid. E continuano parlando dei turni massacranti di lavoro di medici e infermieri. Lamentano il silenzio della classe politica e scrivono di varie connivenze. La provincia, con i numeri alla mano, sia nella fase Covid che nella fase pre-Covid, noi vediamo, o perlomeno abbiamo l'impressione, e non solo noi, che la qualità sanitaria della nostra provincia in questi 4 anni e mezzo si aggela, che a Caltanissetta abbia fatto un passo indietro. A questo aggiungiamo un'altra valutazione. Senza voler strumentalizzare da una parte e dall'altra le parole del vescovo di Caltanissetta, ci impongono una profonda riflessione. Ed è una riflessione politica rispetto a come verranno gestiti i soldi del PNR e su quello che vuole fare. Il nostro giudizio sulla gestione Musumeci Razza della sanità è un giudizio pessimo, ma è un giudizio altrettanto pessimo a quelli che sono stati nominati e che non hanno preso posizione su una gestione sanitaria che, ripetiamo, dal nostro punto di vista è approssimativa. E tra l'altro non rispetta l'articolo 32 della Costituzione, che dovrebbe invece garantire una sanità efficiente ed efficace a tutte le cittadine e a tutti i cittadini.